Oggi andiamo nel sito di Colle della Chiesa che, insieme a quello di Valle Cupa, si colloca in un'area costellata da centinaia e centinaia di grotte. A seguito di alcuni studi prodotti nei primi anni 2000, nell'ambito di un progetto di valorizzazione culturale dell'area, è emerso che il sito di Colle della Chiesa è per evidenti tracce di carattere abitativo e al tempo stesso di culto. Il villaggio rupestre di Colle della Chiesa fu ricavato sulla parete arenitica di un'altura alla confluenza del torrente Cropa nel fiume Tacina, nel luogo detto San Demetrio. Qui, nel pianoro sottostante, si scorgono ancora i ruderi di una chiesa con ambienti in muratura annessi. Con ogni probabilità quanto resta della cappella M. Santi Demetri ricordata come pertinenza del monastero di Santa Maria Requisita. A partire da un privilegio di Clemente III del 1188 e ceduta nel 1202 all'Arcepiscopio di Santa Severina. Il complesso ipogeo si articola in circa 30 unità, distribuite sui due livelli di gradanti che caratterizzano il colle sulla terrazza superiore, almeno 23 sul costone inferiore. La tipologia degli ambienti rupestri di Colle della Chiesa risulta alquanto varia, le unità differiscono per dimensioni. Ve ne sono di monocellulari e bicellulari divise da setti risparmiati nella roccia, oltre a due esempi di ipogei con tre ambienti che si aprono lungo un portico esterno, per iconografia, tendenzialmente circolare o trapezoidale, per la forma dei tetti, a capanna e a volta. Ma anche per i modi di realizzare i giacigli, che potevano essere ricavati nella roccia o con il già ricordato sistema delle lettiere lignee. Gli ingressi non presentano segni di chiusura in muratura. Singolare nel panorama rupestre policastrense risulta essere una grotta il cui ingresso è posizionato ad oltre 3 metri dal piano di calpestio. Fori nella parete rocciosa testimoniano come l'accesso avvenisse attraverso una scala con pioli lignei. Alcune grotte presentano numerosi fori parietali su di una medesima parete. Tracce di una complessa struttura di scaffalature, probabilmente per l'essiccazione dei formaggi o per la conservazione di altri prodotti. L'individuazione in uno di questi ambienti di una croce incisa nella roccia, con evidente funzione apotropaica, testimonia l'importanza che nel contesto della loro economia. Gli abitanti di quei casali attribuivano ai prodotti lì conservati. La vicinanza tra la chiesa e il villaggio rupestre lascia ipotizzarne una correlazione. Così la formula Cappellam Santi Demetrii cum Casali et Hominibus, Terris, Vineis et Hortalibus, ricorrente nella documentazione relativa alla chiesa policastrense sin dal privilegio di Clemente III, potrebbe stare ad indicare il nucleo rupestre di Colle della Chiesa e gli uomini che vi abitavano, all'interno di un paesaggio agrario, strutturato già alla fine del XII secolo, dove vigne ed orti costituivano gli elementi caratterizzanti, al limitare degli immensi serbatoi silvopastorali della Sila. In conclusione, gli insediamenti rupestri del Marchesato presentano una peculiarità che va considerata come un fenomeno interessante di tutto il territorio, e cioè quello del vivere in grotta, che caratterizza l'epoca tardo-antica e l'alto medioevo. Una sinergia di interessi può fare delle grotte un laboratorio archeologico e storico-antropologico per rendere fruibili ed operativi gli ambienti e il paesaggio per finalità culturali e turistiche.